amoroso e buono per la cura delle nostre anime, sarà sempre presente nelle nostre preghiere. Fin dal giorno della sua elezione al Vescovo, tutti ci siamo impegnati nella preghiera. La catechista, la testimonianza di Costanza, e ho ascoltato con vero piacere che questa comunità e soprattutto voi cari presbiteri avete percorso un itinerario di formazione, di crescita nella maturità della fede, che oggi segna una tappa di arrivo ma al tempo stesso di inizio di un nuovo cammino. Saluto anche tu. Che vivere nei secoli dei secoli. Amen.